Offensiva di Rifondazione Comunista e dei comunisti italiani in difesa dell'acqua pubblica in Sardegna. Le due formazioni politiche hanno presentato un'interrogazione in Consiglio regionale e si apprestano a promuovere una delibera da proporre ai consigli comunali e provinciali dell'isola per difendere l'acqua pubblica. A mettere in pericolo la proprietà pubblica delle risorse idriche, secondo Rifondazione e i comunisti italiani, la delibera regionale del 28 agosto del 2013, denominata Provvedimenti urgenti per la continuità dell'erogazione del servizio pubblico di acquedotto, fognatura e depurazione. Un provvedimento che ha assegnato alla Banoa 142 milioni di euro per la capitalizzazione. In questo atto dell'esecutivo regionale, spiega Giuseppe Stocchino, consigliere regionale di Rifondazione, si prevedeva, oltre all'accordo con la Commissione europea per la concessione di finanziamenti milionari, senza che questi vengano considerati aiuti di Stato in debiti, anche di poter affidare al mercato privato il futuro della società per azioni a Banoa. Una volta che venga a scadenza la concessione posseduta dall'azienda e successivamente al raggiungimento dello status di socio di maggioranza da parte della Regione. Per Rifondazione si tratta di una chiara promessa di privatizzazione. Questo rischio è preoccupante per noi tutti e per tutti i sardi, ha sottolineato Stocchino. L'acqua è un bene comune che non può essere gestito dai privati. Per questo porteremo avanti un'interpellanza in Consiglio regionale. Oltre alle azioni nell'Assemblea regionale, Rifondazione e i comunisti italiani intendono coinvolgere tutti i comuni sardi e i tre consigli provinciali ancora in carica. Come consuetudine hanno sottolineato Rifondazione e i comunisti italiani, Cappellacci in concomitanza con le ferie di agosto ne combina di tutti i colori e in questa occasione sancisce la svendita dell'acqua dei sardi. Noi invece continuiamo a ritenere che l'acqua sia un bene comune che non deve essere lasciato alla gestione privata, così come chiaramente espresso nel referendum del 2011.